Amici del Mondo 2019. Il resto della storia, ahimè, della triste pagina storica la conoscete tutti. Ma siamo tornati per riprenderci quello che ci appartiene, quello che ci è stato tolto. Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il finale. Non datemi un buon motivo per smettere, ma datemi una valida ragione per ricominciare. Ricominciare sempre. Certo, ricominciare fa un po' paura, ma sa di buono. E così, un pomeriggio di luglio, il presidente dell'associazione Il Gruppo Folk, i Fustenid, affiliata alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari, Michele Fornelli, a cui rivolgo un personale ringraziamento per avermi rivoluto su questo palco, in un WhatsApp mi scrive: che ne diresti di ricominciare da dove non abbiamo mai smesso? Ed eccomi qui, la mia risposta, perché per ogni fine c'è un nuovo inizio. Nella vita, infatti, non esistono che gli inizi. Il segreto per una vita ricca è avere più inizi che fini. Ricordate che l'inizio è la metà di ogni cosa. L'inizio è sempre. L'inizio è oggi. E oggi sono pronto. Viaggeremo in terre lontane. Andremo in Messico, in Romania, ma sicuramente i nostri amici rumeni, ma sicuramente partiremo dall'Italia. Devo svelarvi un segreto, ma forse i nostri spot hanno già parlato abbastanza. Non sarò da solo questa sera a presentare questo lungo viaggio. Con me ci sarà una banda di buontemponi. Sono diventati per me ormai tre nuovi amici, persone dalle... Vito, stiamo arrivando! Eccoci! Eccoci! Eccoli, ormai... Non vorrà iniziare senza di noi, Vito! Assolutamente, mi avevano detto che facevano un ingresso normale, sobrio. Sobrio, come sempre! Vito, stiamo arrivando! Ecco, il loro ingresso silenzioso e anonimo. Sono pronti, sono i miei meravigliosi amici di viaggio. Signore e signori, per voi, okay. Emma Spennacchio, Fabrizio Di Noia e Ilaria Fornelli. Buonasera a tutti. È bellissimo vedere questa piazza aggremita. Complimenti. Ilaria? Io sono felicissima di essere qui con loro e soprattutto con voi. Buonasera a tutti e benvenuti, siete così in tanti, io voglio ringraziarvi ad uno, ma soprattutto sono onorato di stare con loro. Ecco. Fabrizio, una domanda, scusate, ma come mai noi siamo qui? Ti sentono, abbiamo i microfoni, puoi venire, puoi venire. Ragazzi, ma noi siamo sulla diretta Facebook della pagina Facebook del TG7 Basilicata. Allora salutiamo subito TG7 Basilicata nella figura di Pino Di Lucchio. Un applauso, grazie. Io credo che il nostro pubblico vuole vedere lo spettacolo. Che ne dite se iniziassimo con il folklore locale? Ah, certo, Vito, buona idea. Il folklore, come ben sappiamo, unisce paesi diversi per storia, culture e costumi e dà loro la possibilità di incontrarsi e di comunicare attraverso canti, balli folcloristici, rappresentazioni del popolo a cui appartengono, appunto, folklore. A Lavello è l'associazione culturale I Due per Uno con il Resto a promuovere il teatro in vernacolo e non solo. È un modo questo per far sì che il passato torni al presente e a mantenersi sempre vivo. La cultura di un popolo, permeata di balli, canti, storie, ritrova nel dialetto l'elemento imprescindibile di ciascun territorio. L'obiettivo di Benedetto Di Fazio, Maria Mancone e Giuseppe La Rotonda, i due per uno dell'associazione, è quello di valorizzare e far conoscere il dialetto lavellese ai più giovani,
per arginare gli effetti della globalizzazione e dell'omologazione che nel mare di internet rischiano di compromettere il valore e le tradizioni. Il dialetto è il mezzo che ci identifica, è il segno di appartenenza ad un certo luogo, ad un certo tempo, in un abito fatto su misura per ogni popolo. L'associazione I Due per Uno con il Resto sono una spugna che assorbe fatti, episodi, luoghi e persone, restituendoli con profili ed identità ben precise, restituendoli con un'anima. E allora cosa dite? Bando alle ciance. Signore e signori, signori, per voi, i due per uno con il Resto! Momento così caotico. Ma cosa mi dice? Cosa mi dice? Lei non mi disturba mai. Grazie. Non mi disturba. Beh, mi dica. Allora, su. Direttore, le stavo dicendo che su, queste... mi dica. E se mi fa dire, io le dico, scusi, sì, guardi, certo. Ci sono qui le pratiche del signor Cicoria. Cicoria? Sì. Riccia. E non lo so se era riccio liscia, direttore. Ah, sì. È del signore Chicricchi. Quello che viene sempre alla mattina. Sì. Questi signori hanno bisogno di un prestito. Sì, mi ricordo. E quindi lei li deve visionare, se me li deve firmare, direttore, li guardi che sono importantissimi. Senta, facciamo così, lei questi documenti me li lascia qui e poi vediamo se concedere, su. Come? Dopo vediamo. Li lascio qui, direttore, va bene, sì, se la vede lei, sì. va bene. Lasci qui, poi decido se firmare e quando firmare. Comunque io glielo devo dire, signorina. Sì, mi dica, direttore. Lei dica. È veramente così operosa. Oh, grazie. Oltre che molto gentile. Beh, è molto onesta. Pare. Come pare? È onesta. Senta, io le vorrei proporre un piccolo aumento di stipendio. Oh, finalmente, direttore, non vabbè, aspettavo altro. Dopo tanti anni di onorato servizio le propongo un aumento del 37%. Oh, meno male, ci credevo proprio in questo momento. Però una piccola trattenutina del 70%. Guardi, mi deve firmare qui. Prego. Direttore, guardi, a questo punto mi basta lo stipendio che ho. Oh, va bene. Oh, anzi, vediamo un pochino di risolvere la questione di questo comune di Lavello. Dare qualche prestito, perché sa, dopo la pandemia c'è bisogno. Sì, va bene? Sì. Ha ragione, dobbiamo concedere più prestiti. Quindi lei si accomoda e le mie pratiche le sbriga lei. Prego. Buon lavoro, signorina. E sa che c'è? L'unico stipendio che aumenta è il mio. Ma è proprio un despota. Oh, Dio mio, sembra a me tocchi il lavoro. E questa è la banca, la vedi? Banca New Nev su Banca su Poucess. New su Cess. Ma vedete che nome che hanno messo la banca. Comunque hanno detto che questa banca è buona, qua danno i soldi. E come si tratta, Tom? Scazzo tutto qua o qua? Qua o qua? E non si grava. Ui, mo si grava, ui. Si è pirt. Oh. E quindi? Si prega di depositare gli oggetti metallici. È sempre la stessa storia, tutti i voti che veniamo qua. Signorina? Signorina, sì, mi dica. Nell'apposita cassettiera. Dove nell'apposita cassettiera. Dove sta la cassettiera? La cassettiera deve mettere nell'apposita cassettiera. Le chiavi. Fuori. Fuori, prego. E grab una tavola che deve uscire. Ok. Oh, che giornata. La cassettiera. Te do la cassetti a posto. Sempre tosse scazzo. Si è aperto a posto. Oh.
si prega di depositare gli oggetti metallici Harry. Nell'apposita cassettiera. E questa è la chiave della cassettiera, signorina! Signorina, non si apre, aprite! Fa donna, che cavolo, qua niente! Scusi, la cassettiera! Ha altri si prega di depositare gli oggetti metallici nell'apposita cassettiera. Non tengo più niente! Che tengo? La dentiera! Se non volevi dindo! Pacemaker! Mamma, che fa l'intervento chirurgico, signorina! Ma la cintura! Mi devo togliere la cinta! Sì, la cintura! Signorina, se mi tolgo la cinta, mi cade il pantalone! Pantalone cade! E cade. Se mi mantiene i pantaloni, mi ma scusi! Ma nome! È grave! Fuori! Apri! Va bene! Oh, questa mattina! È l'uomo accento! Ma vedo le pecche, ma che se mi fa una rapina qua! Ah, mandanemmi i pantalù. Ah. Guardare la luce verde. Che c'è già guardato? Guardare la luce verde. Ma tu stai sta luce guardare verde. Guardare la luce verde. Guardare signorina, la luce verde. Signorina. Guardare la luce verde. Quella dice che devo guardare la luce verde. La luce, la luce. Guardare la luce verde. E tu stai su gira, giro giro tonda ma fa guardi guardi look guarda e la saga guarda non si grava qua apposito lettore che giornata che già fa mettere il dito indice nell'apposito lettore e non si grava mettere il dito indice nell'apposito lettore non deve mettere il dito indice nell'apposito ma che già metto il dito indice appoggi oh finalmente e che caspiti è madonna che freddo che faccio qua niente e che io polo nord signorina avasi condizionatore fa freddo ma lei è così dalla nascita ma voi parlate certo che parla ma giusto che facevi i segni di sordo muto ma scusi è perché lei era dietro il vetro antisfondamento antiintrusione antirapina e antisoffoca signorina ente sull'umano che ente bloccato muro soffocato oh quante storie ma cadono pure i pantaloni ma perché mi avete fatto la gente signorina perché c'è il metallo scusi va bene allora mi dica che la già dici. Dico, ha un appuntamento? Che sono venuto a fare? Sì. Sono venuto qua per parlare con il direttore. E ha un appuntamento? No, non lo tengo appuntamento. Mi dispiace, allora lei deve andare via perché senza appuntamento non si può fare nulla. E io non ce l'ho l'appuntamento e non posso parlare con il direttore? No, bisogna avere l'appuntamento. E io facciamo uno strappo, signore. Come fare uno strappo? Che significa? Uno strappo alla regola. Lo strappo alla regola, ma che come parla questo signore? Che significa, scusami? Ma facetemi parlare con il direttore, io ho già bisogno proprio, sennò la mia fidanzata ti chiama l'ass, perché già chiedono presto ti chiama già sposata, e quella vedo fondo va. Eh sì, perché adesso vanno tutti di fretta in questo mondo, si conoscono dopo 2 giorni e poi subito si vogliono sposare, e i matrimoni poi finiscono in un batter d'occhio. E io ho già detto, aspettammi una tappe. No, come i nostri genitori, che si fidanzavano quando erano piccoli, i matrimoni duravano una vita, che avete ragione, io non dico sempre a quella a Carmellina l'alzata amici. Allora, da quanto tempo lei è fidanzato? Da poco, signorina. Allora scusi, ritorni quando poi ha l'appuntamento. Io sono fidanzata da pecca. Da quanto tempo, scusi? Una ventina d'anni. Una ventina d'anni? Certo. Mamma mia, guarda, lei è proprio un tardo, Tardo del cozzo. Anzi, guardi, adesso vedo nell'agenda se posso cambiare qualche appuntamento e vediamo di poter avere questo incontro con il direttore. Guardi, lo faccio solo per solidarietà femminile. Facetelo perché volete fare voi, come volete, importante che mi fate parlare con il direttore. Va bene, adesso vado. E che faccio? Aspetto qua. Sì, aspetta. Scusi, com'è il suo nome? Via Fernando Via. Ah, via Fernando Via. Un attimo, ok? Aspetta qua, sì. Hanno detto che sta banca è buona. Forse l'ha avuta buona. Direttore? Sì,
Allora, c'è un cliente che vuole parlare con lei, direttore. E chi è? È un certo via Fernando Via. Via Fernando Via, ma all'appuntamento. Eh no, direttore, è uno di quei clienti che piacciono a noi, lei lo sa. Ah, quelli... Sì, direttore. Allora gli dica che arrivo subito. Va bene, va bene. Subito da lui. Allora, signor via Fernando Via, il direttore la riceve nel men che non si dica. Anzi, lei l'aspetta qui, va bene? Comunque, è contento lei? Sì, ma io li volevo fare una scorreggere. No, li volevo fare una correzione, scusate. Dica. Io mi chiamo Fernando Via, una volta solo. Va bene, Fernando Via, una volta sola. Ok, vado, adesso arriva il direttore. Certo, caso il direttore è come la segretaria, stiamo a posto. Ma sembra proprio Alaska questo. Mamma mia, comunque ha detto che sta banca è buona, qua i soldi per parole danno. Io ho già bisogno di un prestito e me l'hanno dato per forza. Sono quel carmelana mia, ha detto che me l'assa. E poi come mamma fa? Quel me l'assa. Mamma mia, eccolo. Che scandalo, mi ha fatto pigliare. Ecco il nostro nuovo cliente. Piacere. Benvenuto. Grazie. Nella sua banca. Io la mia la banca. È certo che è la sua. E io non sto abbicato neanche a banca. Prego, si accomodi. Ma posso aspettare? Prego. Grazie. Allora, le piace la sua banca? Madonna, mi tengo la banca, io tengo la banca! certo, signor Via... Fernando Via, una volta sola. Fernando Via, direttore. Una volta sola. Prego. Su via, signor Via Fernando Via, una volta sola. Mi prendo una caramella, su. No, non mi desidero, sinceramente, quella si attacca i dindi. No, ma si figuri, me la prenda la caramella, su via, signor Via Fernando Via. Via, una volta sola. Fernando Via, una volta sola, direttore. Me la prenda la caramella, su. La pegli proprio perché siete voi. Però non me la posso mangiare. Ah, non la può mangiare? No, perché si attacca pure dopo. Va bene, allora vorrà dire che la mangia dopo? La mangia... Ma non la voglio. Guardi, a me quello che interessa è che in giro non si deve diffondere una calunnia. Che nella sua banca qui noi non offriamo nulla, Va bene, io tecca me l'avete data la calunnia. Va bene, allora mi dica, signor Via Fernando Via, una volta sola. Perché è venuto qui? Pi soldo. Ah, vuole depositare liquidi. Ma che liquidi? Io non tengo liquidi. Ma quando oggi per potuto fondarino che mi ha sbagliato un penolo. No, io sono venuto qua. Ma non ha capito. Io per depositare liquidi intendo depositare denaro. Denaro? No, io qua sono venuto per prelevare denaro, direttore. Ah, bene. Allora mi dica, perché è venuto qui? Ma me lo dico. Aspetti, non me lo dica. Vuol vedere che indovino? Se voi sapete. Lei è venuto qui a prendere soldi. Brava, ha visto che ha indovinato. Sì. Ma non si preoccupi, lei è nel posto giusto. Ma non dite che ha quei soldi dati. Lei è venuto nella sua banca. Che quella banca è la meglio. Sì, noi qui siamo affidabili e bravi. Ma a chi li vuole chiedere questi soldi? Mi dica. Eccomi, hai detto, ma quando avevo la giudetta? A voi. Ma come, scusi, signor Via Fernando Via, lei viene in banca e li vuole da me i soldi. Ecco, l'ha già chiesto. Guardi, io la vedo un po' confuso. Io sono confuso. Ma lasci stare, io so di cui lei di cosa ha bisogno, vuol vedere che indovino? Se lo sapete voi, dicete a me. Lei vuole un fido. Non posso tenere un fido. Ma come, che ha capito? Non posso tenere un cane, direttore. Su via, signor Via Fernando Via, ne ha avuta solo. Ma scusi, lei è nella sua banca, giusto? La banca è la mia. La banca è sua. Lei si fida della sua banca? Certamente. Allora me lo prenda questo fido. Facciamo che questo è il fido. Su, me lo prenda. L'ha già proprio pigliato. Su via, signor Via Fernando Via. Pigliamoci a fido. Bravo. Bravo! Sì, lei deve sapere che questa è la sua banca. Noi siamo all'avanguardia per quanto riguarda le pratiche di fido, perché abbiamo larghissime intese internazionali con Banca Fiducioris, International, Super Calibanghi e Spiralidusi. Sì. Lei deve sapere che questa grande association bank è collegata anche alla Praia Standland America Social di Ruby Dubida. E oltre a ciò abbiamo anche un International Joint Communication, eccetera, eccetera. Insomma, ma ha capito?
Dicem. Senta, i nostri clients Family Bank sono disponibili a tutte mamma queste amici. Opportunity, prestiti, Tarroc, Tarruba i nostri clienti, senza canone, senza interessi e senza soldi. Insomma, ho reso l'idea, signor... Santa Mauro Meglio. Ah, signor Santa Mauro, ma non mi chiamo Santa Mauro, mi chiamo Fernando Via, direttore. Ha ragione, va bene. Mannaggia, Santa Via. Signor Via Fernando Via. Una avuta da sola. Va bene, mi dica, mi dica. Mamma mia, che iema, sì. Ha già pensato una somma? Sì, sì, io e la mia compagna mi ha detto, va alla banca su Poucess. Ma cosa dice? Banca New Services. Sì. Vabbè, vada avanti, su. E mi ha detto, va la banca è fatta da 50 mai. Uè. Prima mi ha detto, ma chi li dai a noi 50 mila euro? Allora mi ha detto 40. Trenta. 20. Diciamila euro, né per te né per me, direttore, yeah. Bravo, bravissimo. Oh. 10.000 euro. 10.000 euro. 10.000. Noi lo chiamiamo prestito d'accordo. Chiamalo come vuoi, sono d'accordo. Dato che questa è sempre la sua banca. Perché la banca mi vuole pure la mia. Mi deve dire. Io non lo sapevo. Cosa vuole in premio? Cazzo, pure un premio mi dà. Certo. Mannaggia, e fate voi, non ci sono problemi. Una lavatrice, una bicicletta, una televisione. Ma no, signor Via Fernando Via. E poi avete detto pure tu premio. Ma cosa ha capito? Il premio è ciò che lei deve pagare. Ah, chi è già pagato? Lei paga. Ah, esatto. Ci capito. Ha capito? Dicevo. Alla fine glielo spiego... Forse è un po' complicato perché magari questo è un gergo bancario, però alla fine il premio è ciò che il cliente ci paga mensilmente per restituire il prestito. Ah. È la rata mensile. Diciamo che ci capito. Vabbè, lei mi deve dire quanto vuole pagare. Che ci paga chi? Sì, che devo scrivere, mi dica. Detto, io voglio pagare poco. Pago poco. Lei vuole pagare poco? Sì, sì. Va bene, va benissimo. Un attimo solo. Segretaria! Sì, direttore. Segretaria? Sì, direttore, mi dica. Mi deve trovare il dossier del poco. Del poco poco? Sì, del poco poco. Direttore, mi raccomando, il poco poco. Il nostro dossier? Sì, quello è. Va bene. Dovrebbe essere qui, direttore. Ah, c'era già qui. Vediamo, è questo. Che sì, fortuna. È questo, allora. Un attimo che facciamo dei calcoli. Allora, considerando che il poco ha una valutazione pari all'EQ Bench. Che a sua volta è inferiore al Sadoku è inferiore al Sadoku. Ci mettiamo un Nasdaq. Vabbè, ma dobbiamo valutare prima la fluttuazione degli interessi passivi e quegli attivi e non li calcoliamo. Poi ho capito, ma la trattenuta finanziaria la vogliamo calcolare in base al Don Jones. Al poligennaio e al polifebbraio. Ma sì, poligennaio e polifebbraio. Facciamo pure mazza, non se ne parla più. Ma questo però fa sì che la sua rata al PIL si aumenta e il culo si abbassa. Si abbassa il culo. Capo di stuzzi, che giro di parole, direttore. Bravo. Banca Capo di Stutz, questa è una banca circolare. Lei gira, che gira la sua banca, però lei come si gira? Io zacchete! Direttore, chiane con zacco. No, ma lo dicevo così, lei lasci fare a me. Sì, ma voi non si zacca. No, nel senso lei deve lasciare fare a me che sono un esperto nel mio settore. Guardi adesso che le faccio. Allora, facciamo finta. Questo no, è un tasso fisso. Facciamo con questo che si vede meglio. Tasso fisso, tasso variabile. Nasdaq e Dow Jones. Allora, lei se non mi prende un tasso fisso e mi prende un variabile con un Nasdaq e un Dow Jones, un Sudoku inferiore alle Cubench, lei adesso cosa mi sceglie? Ecco, cosa diretto, sceglie? Basta che non un Zacco. No. Costo che è? Tasso variabile. Ma piace costo, voglio costo. Bravo. Bravo. Bravissimo. Grazie. Bravo. Grazie. Lei,
Ma questo signore è un mago della finanza. Modestamente, direttore. Però non si direbbe, vero? No, guardi. Se li applico, faccio no, far maggi pure i, i clienti che fanno così sono quelli che se ne intendono. Certo. Allora calcoliamo un po' la rata. Allora mi dica, direttore, signorina, calcoliamo. Fare? Allora, partiamo da 10.000 euro. 10.000 euro. Ok. Le abbiamo detto che ricalcoliamo un tasso variabile. Variabile. Di 2 per 1. 2 per 1? 2 per 1. Con il resto o senza resto? Signorino, 2 per 1 con il resto. Eh sì, perché a me piacciono tanto i 2 per 1 con il resto. Sì. Così, men che non si dica, questo lo freghiamo. Direttore, ma più per meno è meno, meno o meno per meno è più? Faccia lei, signori, allora, che preferisce? Più per meno è meno. Ma sì, fa le okay. più. Guarda, per 1000 spread e 2 spritz ci aggiungiamo pure, dividiamo per 3,14. Per 3,14? Sì. E x per x fa x al quadrato. No, mi tolga la y, non mi piace. La tolgo. Quanto viene? Direttore, 1000 euro. 1000 euro. 1000 euro. Cumie. Sì. Io faccio da voi 1000 euro. Io vado. Prego, può andare. Grazie. Certo, 1000 euro. Ma scusi, mio caro. Ma lei lo sa che al giorno d'oggi aprire una pratica costa 500 euro? Ma io non lo faccio, non lo dicete voi. Sì, e poi chiudere con la stessa pratica ci vogliono altri 500 euro. Ah. 500 e 500. E che ne faccio, mello? I conti sono semplici, ha visto? Ha capito? Decem. Senta. No, ma ho spiegato meglio, direttore. Allora, questa è la pratica. Lei mi apre la pratica. Ma che fa? Me la lascia aperta no, qua? No, è meglio che stia chiusa. Ma lei sa cosa causerebbe il decretamento del RIF, l'apprezzamento del RAF, il deprezzamento del BAF? Mamma mia, baffone! Bravo! Quindi, se lei mi lascia aperta questa pratica, mi causa un certo depauperamento. No, un rapapro! Non voglio venire che ci fa che rapapro! Poi dice una casa la roba, ne va dando la colpa a me. Un direttore, sa che c'è? Quanto ha già pagato? 1000! E paga e basta! Che qua poi arriva baffone, mi fanno fregare il papro, ma che sta a scherzare? Bravo. Io lo sapevo. Io da quando l'ho visto ho capito che lei era un cliente onesto e rispettoso. Grazie, direttore, grazie. Sì. Anche perché la sua banca... Perché la banca è la mia. Sento un po', si fonda su onestà e rispetto per il prossimo. Si alzi, ripete con me. Sì, così diciamo il mantra. Il mantra. Ma che è sto mantra? Lasci fare. La mia banca. Si fonda. Su onestà. E rispetto. Per il prossimo. E dica da solo adesso lei. Vada. La mia banca. Si fonda. Su onestà e rispetto per il prossimo. Bravo. Bravissimo. Modestamente, direttore. Quando mi applico, questo sta ci dice pure che. Ma finalmente. E i pantaloni. Lasci fare. Finalmente qualcuno che si ricorda le cose. Perché questo mantra non se lo ricorda mai nessuno. E io mi ricordo. Bravo. Grazie. Un altro po' di pazienza. Qualche paio di domande abbiamo finito. Io stacco qua a disposizione. Allora, mi deve dire. Io devo segnare se lei è correntista. E ogni tanto mi va a fare anche giro a lungomare con la mia compagna. Ma giusto a titolo agonistico, non sportivo. Perché pure voi correte, direttore. Ma cosa ha capito? Voi avete detto correntista. Ma su via, signor via Fernando Via. La avuta solo, direttore. Per correntista io intendo, lei ha un conto corrente bancario? No, nessuna banca, direttore. Ah, vabbè, vuol dire che c'è il conto corrente postale. Sì, peggio che peggio, la posta. Ma scusi, ma da ciò che posso dedurre, lei non possiede denaro? Nada, non tengo dinero. Ma mi scusi, ma lei è venuto fin qui in banca a chiedere denaro senza possedere denaro? E mi scusi, se chiedete i denari, mica voglio chiedere a voi i soldi, direttore, per piacere. No, non ci siamo. Signor via Fernando Via. Ma scusi, ma lei lo sa che per chiedere soldi alla banca bisogna avere i soldi alla banca? Io non tengo soldi alla banca, se no come faccio a venire alla banca? Ehi, a questo punto si deve calmare. Perché faccio? Ma che so che è così tu? Ma scusi, ti ha già ricevuto in banca senza un appuntamento. Ma tu sono lo so. Ti ha fregato tutto il caramello. Ma tengo qua la caramella. No, ti ha già ricevuto, ti ha fregato tutto qua. Ma qua la tengo ancora. E fai storia se ti chiediamo un po' di soldi. Direttore, non vada a cussè, Ma che pensi che si ruota la banca capito stuzzo qua? No, questa è la banca qua secondo me. Sinti, te stanno un po' tranquillo. Ehi, te come a te se voglio. Mi mangia colazione. E poi ci aggiungo sale e tuglie. E mi faccio andare la zalata. Ma chi mi hai mandato? Ma questa cura che fa? Il cliente ha sempre ragione.
ragione. Itek ragione. E poi la banga è anche sua. La me la banga, direttore. Ah, ecco ha ragione. Si calmi. Va bene, direttore. Va bene. Ricorda il suo mantra. Il mantra, ricordi mantra. Il mantra pure lì. Mantra. Prego, sì, da sì. Lasciamo perdere. Tranquilli. Sì, lasciamo perdere. Questa alla fine so qui squiglia, è giusto? Certo. No, questo qua quaglia, non so qui squiglia, direttore, mi dispiace. Guardi, noi sai come la chiudiamo? Se lei mi dice gli immobili che possiede, ecco. Voglio guardare un po' te. Ha visto? Te ha visto? Comodo, papà, no, non lui ti ha un comodo e una cristallina, ma è più a titolo affettivo. Sì, che è economico, direttore. Io pensavo che tu eri papà, ma tu sono proprio scemo. Ma scusa, direttore, voi che avete detto, se ne ti immobili. Io ti ho chiesto gli immobili. Ma che sono sti immobili? Immobili, case, terreni, yacht, imbarcazioni, aerei. Sì, l'aereo, non sono la casa, c'è tenere l'aereo. Come non ha la casa? Ma lì dove abita? E dalla casa. Ma scusa, come fa a abitare in casa questo senza avere la casa? Sì. Sta in affitto, direttore. Ah, sta in affitto. È la sua fidanzata. Guardi bene, direttore. Sì. Scusa, è la sua fidanzata. Eppure che sta in affitto. Peggio che peggio, direttore. No. Senti, signor Via. Allora, a questo punto. Guarda, non dino soldi. Non dino una casa, non dino un terreno, non ti frega, mancherà caramella per non scecca. Sono venuto fino a qua, ma da me che vuoi? Ho detto, voi avete detto che la banca è per il prossimo, e rispetta il prossimo. Bravo! Come sei il prossimo? Bravo, hai capito benissimo, la banca rispetta il prossimo. Signorina, mi fa entrare il prossimo cliente, per va bene, favore? Va bene. Bah. Signor Via, deve andare via, prego, via. E è proprio una banca di cesso questo. Me lo vado. Via, ma era un cesso di banco. Sì, ma me lo vado. Banca New Source. La vostra banca chiara, semplice e trasparente. E zacchete. Jingle. Mica dei pantaloni. Stasera avremo le idee più chiare su dove non andare a chiedere un prestito. Un applauso ancora ai due per uno con il resto. Ma scusami, ma i due giovanotti che fine hanno fatto? Ah, Ilaria. Dovrebbero, non lo so, dovrebbero stare qui sul palco dove con noi. Dove sono andati, o meglio, presumo di saperlo. Sì. Hai visto come il prof voleva così imparare l'inglese? L'inglese? In questi giorni? E come vuole scoprire la cultura dei paesi che abbiamo ospitato? Sì, la cultura, ora così si chiama. Vabbè, dai Ilaria, andiamo avanti. Vedrai che prima o poi arriveranno okay. Al momento giusto. Speriamo, dai. Intanto io chiamerei sul palco il sindaco neoeletto Antonio Carretta e l'assessora Valentina Garripoli e ringraziare l'assessora Merra. Intanto che arrivano, sì, Ilaria, ascolta, volevo chiederti, ma tu conosci cosa caratterizza il folklore dei paesi che ospitiamo? E conosci la nostra cultura e la cultura di un popolo in generale? No, Emma, Ilaria. Secondo me l'influenza di Vito ti ha un po' incontagiata del professor Vito in questi giorni. Sì, sembra di stare a scuola. Scusami, sarà così come dici tu. Intanto sono arrivati il sindaco, ecco. E l'assessore. Prego, sindaco, a lei la parola. Grazie a tutti. Sono onorato questa sera di portare il mio personale saluto e quello dell'amministrazione a voi tutti. E con voi mi piace salutare i gruppi degli artisti che hanno iniziato questa performance unitamente agli artisti di altre nazioni. Questo a testimonianza del fatto che il folklore
lo spettacolo è cultura, e questa trasversalità culturale questa sera avrete modo di coglierla e di capire che è molto più vicina di quanto possa sembrare l'universalità della cultura. Noi questa sera avremo modo di osservare, di apprezzare l'esibizione dei gruppi folcloristici del Messico, della Romania, oltre che quelli di San Mauro Forte. Questo perché? Perché quando ho avuto modo di conoscere questi gruppi ho notato che, nonostante la distanza, nonostante i chilometri che ci dividono geograficamente, però c'è un idem sentire, e questo veramente ci fa capire quello che mi sono permesso così di offrire alla vostra riflessione questa sera, cioè l'universalità della cultura, il fatto che comunque anche a tanti chilometri di distanza ci sono degli aspetti, delle peculiarità che sono simili alle nostre tradizioni, alle nostre abitudini, e questo ci fa capire come il mondo, nonostante la sua distanza, a volte sia molto ma molto piccolo. Grazie e buona serata e buon divertimento a tutti. Grazie, grazie a lei sindaco. Prego Valentina Garripoli. Buonasera a tutti. Per me è una grande emozione essere qui su questo palco e vedere tantissima gente nonostante la pioggia. Anche perché questo progetto, quando ci è stato proposto un po' di mesi fa, ci sembrava molto ambizioso, molto grande, e vederlo realizzato in così breve tempo mi permette soltanto di ringraziare con tutto il cuore il gruppo Folk e il presidente Michele Fornelli per l'impegno che ci hanno messo tutti i soci per realizzare questi due giorni che sono il massimo del folklore, perché il folklore non è soltanto danza, colori, musiche tradizionali, ma noi in realtà in questo momento stiamo trasferendo il patrimonio che è l'identità nostra e le nostre radici, e stiamo facendo uno scambio importante con altre realtà, con l'auspicio che sicuramente in futuro Lavello verrà rappresentata anche in altri territori, in tutta Italia e in tutto il mondo. Quindi grazie al gruppo Folk. Grazie. Permettetemi anche di ringraziare il sindaco, il vice sindaco, che ha voluto fortemente questa iniziativa, e lui non è una persona che si mette, diciamo, in primo piano, ma quando si dedica alle cose ci mette tutto il cuore, così come anche i miei colleghi assessori e consiglieri che si sono promossi per questa attività che è stata fortemente sentita. Vi auguro buon divertimento e grazie per l'attenzione. Grazie, grazie a voi. Anche all'assessora Valentina Garripoli. Grazie. Grazie ancora. Grazie mille. Ah, eccovi qui. Siete ritornati? Bene, bene. Certo, Emma. Bene, adesso credo che le cose si facciano ancora più serie. Assolutamente sì. Che dite allora? Iniziamo? Sì. Manca qualcosa? No, Emma. Io credo che non manchi assolutamente nulla. Non voglio finire okay. Di nuovo in piscina. Perfetto. E quindi vi dico, signore e signori, l'ottavo Festival Internazionale del Folklore inizia così. La diversità è una risorsa, unisce ed è un arricchimento per l'altro. Sebbene qualche volta possa spaventare, la diversità tra culture è qualcosa da valorizzare, non da temere.
come una scatola di pastelli colorati, rende il mondo interessante, vivo e colorato. Giudicare sbagliato ciò che non conosci, cogli l'occasione per comprendere. La differenza è il seme della libertà. Siamo tante storie a colori. C'è chi nota l'intensità e chi giudica le sfumature. È necessario cogliere negli altri quello che di positivo sanno darci e non combattere ciò che è diverso da noi, ciò che è altro da noi. E allora, Clelia, qui, che ne dite? Facciamo un grandissimo applauso ai nostri quattro fantastici bambini e naturalmente alla disponibilità dei loro genitori. In soli due giorni, due incontri e con tante difficoltà anche del momento, sono riusciti ad imparare e ad essere con noi. Grazie. Andiamo bimbi. Signori e signori, ed ora i padroni di casa. Per voi il gruppo folk. I First Need. La vita non mi dà un po' di pace, la vita non mi dà un po' di luce, la vita non mi dà, non mi dà, non mi dà, ma si ci vuol fa pensare.
il sole e tana mai lunga ma mai giù per colina da figlia e poi fine diavolo da l'invierno se vuole sa fa casa o zizza da vice come fa passa la porca che sta smania ma mangio fiore fiore della terra di Lucania fammi sta buone non mi fa pensare a tutte quelle cose che la vita non mi dà fammi sta buone non mi fa pensare a tutte quelle cose che la vita non mi dà 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 Salutiamo e ringraziamo i nostri amici, i First Need, e proseguiamo la serata, proseguiamo il nostro viaggio nelle tradizioni e restiamo in Italia con il gruppo folclorico gregoriano di San Gregorio Magno. Emma, ti vedo preoccupata. Ti vedo pensierosa, come mai? Manca qualcosa, raga. Emma, non manca niente. Emma, vedi Vito, vedi Vito, non so cosa possiamo aspettarci da lui. Allora, dovete sapere che durante i nostri incontri fino alla registrazione degli spot pubblicitari c'è sempre stato qualcosa che ci ha caratterizzato. Signori, ma secondo voi qual è stata la cosa che ci ha caratterizzato in questi video? Li avete ascoltati? Non abbiamo sentito! Non abbiamo sentito! E allora qual è la parola che è stata detta anche poco fa? Manca qualcosa, ce l'hanno suggerito! Ormai allora, è affermativo, non è più interrogativo. E allora proprio per questo il manca qualcosa nei video, nei nostri incontri, è stato sempre qualcosa che ci ha caratterizzato. Quindi adesso, cosa sta per succedere? Ragazzi, ma vi fidate di noi? No. Come no? Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Infatti. Io credo che voi siate due birichine. E non ho voglia di cambiarmi ancora. Avrete visto che sono finito in piscina.
mi hanno fatto una marea di scherzi. Non ti lamentare, no, dai, no, no, lamentare che ti è piaciuto. Esagerato, esagerato. Quel bagno. Ok, ragazzi, dai, fidatevi di noi. Vieni qui, Vito, chiudi gli occhi ancora una volta. Vieni qui davanti a noi e fidati di noi. Devi stare tranquillo, Vito. Insomma. Su, su, su. Dai, Vito. Piano, piano. È forza. Okay. Stai calmo. Ecco, non è niente. Ecco che cosa mancava, Vito. A questo punto cogliamo l'occasione per ringraziare lo sponsor Lab 75, Luciana Carella, che ci ha vestito per le presentazioni ufficiali. Un applauso, grazie. Grazie mille Lab 75, nella figura di Luciana Carella. Colgo l'occasione per ringraziare anche il centro estetico di Aesthetic di Domenica Battafarano, che ha provveduto al nostro trucco. Grazie. Un attimo solo. Noi abbiamo conciato per le feste Vito e Fabrizio. È vero, Fabrizio, però tu sempre Scusa. Bello tranquillo. No, io. Perché vai sempre in disparte sempre. Così? Potresti toglierti un secondo gli occhiali? C'è qualcosa anche per te, dai Fabrizio, dai. Volevamo solo dirti che questo modello non ci piace. No, no, toglili, togli, non ci piace. Li abbiamo cambiati in meglio, solo per te. Perfetto. Ecco. Bellissimo, qui. Un applauso anche a Fabrizio. Grazie. Perfetto. Secondo me ti dona. Mi donano. Così secondo leggi me, meglio. Così leggo meglio, leggo un po' più lontano. Dove andate? Ragazzi, ma noi vi lasciamo un po' solette. Possiamo andare? Ah, io Vito, ora chiedete anche. Ma io e Vito vogliamo un po' cambiarci, ok? Va bene, dai, benissimo. Allora, dimmi tutto, Ilaria. Ora vi presentiamo il prossimo gruppo. Li abbiamo nominati poco fa, hanno 45 anni e non si sente. Il gruppo folclorico gregoriano, nato il 27 marzo 1978, che porta avanti, insieme a tanti cambiamenti e ovviamente cambi generazionali, la memoria, il ricordo e la tradizione del passato, proprio per non dimenticare la sua storia. L'auspicio che attraverso il passato si possa costruire qualcosa di positivo per il futuro. Il folklore rappresenta per il loro cuore, per il cuore di un popolo, con l'esaltazione dei sentimenti di una volta e delle azioni di un tempo. Signore e signori, per voi il gruppo folcloristico San Gregorio Magno. We'll be right back.
ferma. Thank you.
ultimo facciamo ancora un applauso al gruppo folcloristico di San Gregorio Magno, bravissimi. Le incomprensioni sono sempre causate dall'incapacità di comprendere il punto di vista altrui. Il miglior modo per combattere l'ignoranza è quello di diffondere la conoscenza in modo sistematico. Con questo obiettivo in mente è fondamentale favorire gli scambi di idee e relazioni umane. Un attimo, si ferma il rappresentante, magari ci raggiunge qui per uno scambio. Salve, un attimo solo. Ecco, questo è un piccolo dono per uno scambio. Buonasera. Un applauso, grazie. Grazie mille a Michele, Matteo, a tutto il gruppo di Lavello che ci ha invitato, con cui quest'anno faremo uno scambio di festival. Sì, al prossimo festival a San Gregorio Magno saranno... poi ci vediamo spesso, altri Oliveto, ci vediamo agli incontri lucani del folklore, anche se noi siamo provincia di Salerno, ma siamo ai confini con la Basilicata, quindi abbiamo un fortissimo legame con tutta la terra lucana. Grazie al pubblico che è stato gentilissimo, ha supportato i nostri bambini che sono, come avete notato, diciamo alle prime armi, però sono la prima volta che si esibiscono davanti in un festival così importante e un pubblico diciamo così numeroso. Un po' di emozione li ha presi, però sono stati bravissimi, bravissimi perché, davvero, complimenti, grazie, grazie e buon proseguimento. Grazie, grazie a voi. Quando qualcuno condivide tutti vincono, ricordiamoci che bisogna condividere, non dividere. Grazie. Il nostro viaggio si sposta in Romania. La sua capitale, Bucarest, vuol dire essere contenti e per questo motivo è indicata come la capitale della felicità e della gioia. La Romania è una terra meravigliosa, ricca di cultura, storia e monumenti affascinanti. Quello che più è noto della Romania, a parte la figura leggendaria del conte Dracula, che ha dato luce a questa terra tralasciata, sono le belle... Ma... Ah, eccoti qua, ti pareva? Mi avete chiamato. Mamma mia, che non doveva ricambiare lo scherzo. Un applauso a Fabrizio. Un bel morso sul collo. Che qui rappresenta il conte Dracula. Vi garantisco che non era preparata questa cosa, ma lui... Esatto. Dai Fabrizio, non esageriamo. Assolutamente, in molti angoli della Romania il tempo sembra essersi fermato e quindi le tradizioni, i costumi ed il ricco folklore vi incanteranno. Per voi... un saggio della tradizione folcloristica rumena con il gruppo Murgulezul Holt. Buona visione. Buonasera a tutti. Care joacă pe lume.
grazie. Buonasera a tutti, buonasera Romani. We'll be right back.
Quando scapa sără în lume, să mi fac un rost și un nume. Nu spun că în lume e rău, dar nu-i ca în satul meu. Cu pădurea lângă casă și pâinea caldă pe masă, dorm-mi e de casă și de satul meu. Și de-a mea copilărie mi-e dor, Doamne, mereu. Dorm-mi e de casă și de satul meu. Și de-a mea copilărie mi-e dor, Doamne, mereu.
cântăm pe această cale pe toți românii aflați în această seară alături de noi. Ed ora è giunto per me forse il momento più importante, quello più significativo della nostra serata del folklore, e mi riferisco ancora una volta all'incontro, allo scambio tra i paesi. Invitiamo sul palco il rappresentante della Romania e chiaramente la nostra Italia. Prego. Prego. Il dono non è un omaggio servile, ma è la testimonianza di un rapporto che non verrà sciolto. In questo caso, esso dice realmente ti voglio bene e te ne voglio ancora, anche se non mi sono fatto vivo per un po' di tempo. Non ti ho dimenticato, perché nella realtà noi non dimentichiamo. Prego. Condividere ti rende più grande di quello che sei. Grazie. Grazie a tutti. Salutăm toți românii care se află lângă noi.
Comuna di Lavello vă mulțumește din suflet și e bucuroasă că sunteți astăzi prezente aici. Mulțumim. Și noi mulțumim din suflet tuturor organizatorilor. Grazie a tutti organizzatori. Grazie. Da parte loro. Si, ricambiano sicuramente per la vostra. Un applauso alla Romania. Bravissimi davvero. Temporeggiate. Ed ora, signore e signori, no. Aspetta, lo dico per io. Voi la tradizionale compagnia folcloristica messicana. In Messico antiche tradizioni e credenze religiose convivono in perfetta armonia. Il 2 novembre, infatti, durante la tradizionale festa del El Dia de los Muertos, tra sacro e profano, i messicani scendono per le strade con maschere da teschio, colori sgragianti, bande musicali e fanno festa. Per loro non è un giorno dedicato alla morte, ma una celebrazione alla vita. Sulle tombe dei defunti, infatti, fiori lasciano fiori, cibo e bevande alcoliche. E allora corra, corra, anima lucana. In Messico antiche tradizioni e credenze religiose convivono in perfetta armonia. Il 2 novembre, infatti, durante la tradizionale festa del El Dia de los Muertos, tra sacro e profano, i messicani scendono per le strade con maschere da teschio, colori sgragianti, bande musicali e fanno festa. Per loro non è un giorno dedicato alla morte, ma una celebrazione della vita. Sulle tombe dei defunti, infatti, lasciano fiori, cibo e bevande alcoliche. Immagini di te, del tuo amore, mi appaiono l'una dietro l'altra e mi trasportano lontano, in un tempo infinito, dove i sogni non svaniscono mai e dove due cuori si incontrano sempre, dove il desiderio nascosto di un tempo senza respiro che si affanna a cercarti trova la sua realizzazione. Cristo de fierro lloró a mis penas, le conté yo. A un santo Cristo de fierro lloró a mis penas, le conté yo.
son alegre. No creas que porque yo canto llorona, tengo el corazón alegre. También de mi sveglio, apro gli occhi e mi perdo in un altro mondo, dove tu non ci sei, non ci sei. Eppure brilli di luce intensa nel mio cuore ansimante, sfiora le mie lacrime con le tue labbra, tocca il mondo con la punta delle dita e potremo averci in eterno, e potremo amarci in eterno, e la sensazione di solitudine non durerà che un attimo. Perché capisco che la vita è tutta in quel sorriso che rivedo ogni giorno, incantato nell'immagine del tuo volto, in quegli occhi che si perdono nei miei. E ancora, e tu ci sei.
anda el agua y no te tardes, yo te espero por ahí, yo te espero por ahí, anda el agua y no te tardes. Anda el agua y no te tardes, yo te espero por ahí.
amansarla y quitarle lo matrera. Que rechule la fiesta del Bajío, ay qué linda sus hembras y su sol, rinconcito que guarda el amor mío. Ay mi vida, tuyo es mi corazón. Échale mariachi. Mariachi, c'è le mariachi. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Grazie.
C'è la Chiquita. Thank you.
c'è le mariachi. Albarradas blancas brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Albarradas blancas brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Soy ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alborera, rubor de fresca brisa de tierra morena. Y miro en las espigas dorados sus trigales, como las que se mecen muy verdes los maizales. Y serpentean las bardas de piedras quebradas, casitas con arcones de adobe blanqueadas. La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades. Con fe los mexicanos le brindan su canto y todos la visitan el día de su santo. México, México, la alegría del mariachi me brota la inspiración.
isletas como espejos y vía sus lagunas. Se peinan con el viento de encaje las espumas, de piedras molcajetes, volcanes nevados. El populista es igual, amantes postrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelos. Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno, gozando tus pregones, te canta el viajero. México, México, se lleva en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México, emoción. Mi México, México, te llevo en el corazón. Sí, señor. Gracias. Al
sonar de la partida, va a jugarse hasta la vida por la medio de su dolor. Linda la pelea de gallos con su público bravero, con sus chorros de dinero y los gritos del gritón, retozándonos de gusto, no se sienten ni las horas, con tequila y cantadoras y su duro corazón. ¡Ay, fiesta bonita! ¡Calientes! ¡Viva! ¡Que su feria es un primo! ¡Ya la chica se hizo grande, señores! ¡A ver quién quiere encontrado! ¡Cierren las corredores! ¡Cierren las puertas! ¡Ay, pelea! Temblorosos de coraje, no hay ninguno que se raje para darse un agarrón. Con las plumas relucientes y aventando picotazos, quieren hacerse pedazos, pues traen ganas de pelear. En el choque cae el tiro, con el pecho ensangrentado, ha ganado el colorado que se pone ya a cantar. ¡Ay, fiesta bonita! ¡Calientes! ¡Viva! ¡Que su feria es un primo! Thank you.
Fabrizio. Sa. Credo sia doveroso fare un altro applauso. Fermiamo e invitiamo qui sul palco un rappresentante del Messico, Lalo, e invitiamo a salire anche la nostra Italia. Le città. Le città sono un insieme di tante cose, di memoria, di desideri, di segni e di un linguaggio. Le città sono luoghi di scambio, ma questi scambi non sono soltanto scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri e di ricordi. Che queste città prendano forma e svaniscano le città infelici. La felicità è reale soltanto quando è condivisa. Complimenti. Grazie a tutti, grazie all'appello. Grazie a Valentina, ciao, come va? Grazie al gruppo dell'appello che è stato gentilissimo con noi, abbiamo mangiato tutto. Grazie, ci vediamo dopo, prossimo anno. Grazie mille ancora. Vi salutiamo e adesso si torna alle nostre origini. Per voi, Anima Lucana. Andiamo. L'aria che sta voglia di tornare, un paese che mi aspetta per vivere sta festa. E la magia si ripete ogni anno che ti vede. Non mi posso più staccare, terra mia dolce amara. E allora corre, corre, anima lucana, corre verso la terra dove stai aspettando. E allora corre, corre, anima lucana, corre verso la terra dove stai aspettando. Sindaco sta dura, resta terra grana e sola, e creatura mezza via, solo festa e allegria. Da sta vicola cammina, e ricorda senza fine, l'estate e luna piena, e la festa camovena. E allora corre, corre, anima lucana, corre verso terra dove stai aspettando. E allora corre, corre, anima lucana, corre verso la terra dove stai aspettando. E a festa nel paese, e arriva tutta gente, e a saluta sta Madonna, che è passata a mezza via. E un ricordo che ti porta a stricola lontana, a tuo tempo si è fermata, a tuo tutto era nato. E allora corre, corre, anima lucana, corre verso terra dove stai aspettando. E allora corre, corre, anima lucana, corre verso terra dove stai aspettando. L'aria che sta voglia fermare con sto timbe che sta vita e a magia ruba isa che rincorre che sta festa e a bellezza che ci resta rana terra e non sola e un paese che non mora. E allora corre, corre, anima lucana, corre verso terra dove stai aspettando. E allora corre, corre, anima lucana, corre
te stai a sbattare. Sassa. Vieni, vieni, sì, sì, sì. Il folklore è grande! Il folklore è vita! Il folklore è amore! Il folklore è passione e noi tutti ci inchiniamo al suo cospetto, soprattutto dopo aver realizzato questo bellissimo progetto! Adesso, prima di ascoltare la bella e buona musica del duetto lucano, vorrei invitare sul palco, anche se davvero non lo vedo, il presidente dell'associazione Il Gruppo Folk, Michele Fornelli, e con lui il vicepresidente Andrea Di Giacomo e naturalmente i rappresentanti e i responsabili del direttivo del Gruppo Folk. Michele, prego, entrate pure. Ci dicono che in questo momento non è pronto. Arriva Michele, sì, arriva Michele. Eccolo qua. Altrimenti Emma... Sì, prego Michele. No, vediamo se Michele... Ti stiamo aspettando. Fabrizio, Michele, Andrea, Di Giacomo? No, sta salendo. Non c'è Andrea, Di Giacomo? Ok. Ah, ok. Un applauso a Michele Fornelli che ci ha raggiunto. Michele. A te, Michele, e a voi tutti diciamo grazie, perché sappiamo che il fine della vostra associazione è la ricerca e la tutela delle antiche tradizioni popolari, proponendo manifestazioni in tutto il mondo per diffondere la cultura del popolo della nostra meravigliosa terra lucana. Vi ringraziamo quindi per tutto il lavoro che svolgete. Un applauso, grazie. Un doveroso ringraziamento ai due per uno con il resto che hanno aperto la serata. A tutte le forze dell'ordine presenti in questa piazza, questa sera, i carabinieri, i vigili, l'ANPAS, la Croce Rossa, la Protezione Civile, Gruppo Lucano per il servizio di sicurezza fornito, gli stand enogastronomici, a tutti gli esercizi che hanno offerto premi per la lotteria. Vi invitiamo ad acquistare gli ultimi biglietti. Si ringrazia per la produzione esecutiva MP SRL di Mauro Petruzzelli per la logistica e il montaggio palco ed il service audio e luci di Ellis Music. Mauro Fuggetta per il montaggio video degli spot. Giuseppe Farfariello per aver messo a disposizione il Dog Buggy. Il centro estetico Aesthetic nella figura di Domenica. La Lab 75 per gli abiti ufficiali di presentazione. E il resort San Barbato per la disponibilità fornitaci a registrare gli spot nei suoi spazi. Diamo adesso la parola al presidente Michele Fornelli per condividere pubblicamente impressioni sulla serata. Buonasera a tutti. Allora, nulla, l'unica cosa che volevo condividere con voi è la semplicità che hanno avuto questi gruppi provenienti da lontano, specialmente i messicani, che abbiamo con loro passato 4 lunghe giornate, ma vi devo dire che si sono subito ambientati
a Lavello, si sono ambientati alla nostra cucina, addirittura piace tantissimo il timballo, comunque lo stanno mangiando adesso. Solo per dirvi che è difficile far venire i gruppi e organizzare una cosa del genere, però l'importante è che siamo stati anche più forti della pioggia, come avete visto qui ha smesso, però so che qui vicino sta ancora piovendo. Nulla, volevo dire grazie e grazie ancora a tutti. Ragazzi, io passo la parola a Matteo, sì, chiedo scusa. Mi hai colto di soprabbalzo. Allora, vi ricordo l'appuntamento di domani, importantissimo. Ci vediamo domani, scusa Maria, non l'ho fatto apposta. E grazie a tutti, ancora un grande applauso a tutti, grazie, ci vediamo domani. Con i Motus, con Modena e con Alfa. Ragazzi, io approfitto di questo momento perché dubito che ce ne saranno altri per ringraziarvi. La vostra conoscenza, i nostri scambi, i nostri incontri mi hanno arricchita, mi avete dato tanto singolarmente, per questo voglio dirvi grazie. È stato bello incontrarvi e spero che questi giorni intensi, pieni, ricchi di storia, siano i primi di tanti altri. Non voglio perdervi. Grazie. Non fatemi emozionare. Grazie. Emma, il pensiero è condiviso, ma credo, Ilaria, che abbiamo il duetto lucano, giusto? Sì, infatti questa serata non finisce così, è il momento di lasciarvi in compagnia di una buona musica. Sì, allora, presentiamo brevemente il duetto lucano qui pronto dietro di noi, che hanno temporeggiato e noi presentatori e tutto lo staff ci scusiamo, ma hanno vissuto con noi tutti gli imprevisti. Ci racconta Francesco Eufemia che il duetto lucano si forma nel 1993 grazie alla passione di suo padre. Il gruppo era così chiamato proprio perché erano in due. Nel 2013 ha conosciuto Lorena, che accettò di essere parte integrante del progetto, creando da subito una forte empatia con loro. Nel 2016 si è aggiunto Giuseppe da Filiano, ma il nome è rimasto invariato per onorare la volontà del padre e quindi le origini del gruppo. Il nostro intervento termina qui, non ci resta che augurarvi un buon proseguimento di serata. Per voi duetto il duetto Lucano. Lucano. Buonasera Lavello, è arrivato il vostro momento. Ehi, Cicirinello. Amos e Loghe. Cicirinella teneva, teneva, che teneva, che teneva. Cicirinella teneva, teneva, che teneva, che teneva. Cicirinella teneva una gatta che era sorda, cieca e matta. Non teneva né ossa né pelle, era la gatta di Cicirinelle. Non teneva né ossa né pelle, era la gatta di Cicirinelle. Cicirinello e re, Cicirinello Leola. Cicirinello e re, Cicirinello Leola. Cicirinella teneva, teneva, che teneva,
Naccarella era la vacca di Cicirinelle. Naccarella era la vacca di Cicirinelle. Cicirinello ele, Cicirinello leona, Cicirinello ele, Cicirinello leona. Maestro. E si gira con Cicirinella. Che teneva Cicirinella teneva, teneva. Ma che teneva Cicirinella teneva lo porco, scarrovava tutto l'orto, scarrovava la sala tè. Era lo porco di Cicirinella e scarrovava la sala tè. Era lo porco di Cicirinella e Cicirinello le, Cicirinello leola e Cicirinello le, Cicirinello leola. Voglio sentirvi cantare. Cicirinella teneva, teneva. Non vi sento. Cicirinella teneva, teneva. Che teneva, che teneva. Cicirinella teneva una galla, cantava per tutta la palla. Sudava galline, gallinella. Era un gallo di Cicirinella. Sudava galline, gallinella. Era un gallo di Cicirinella. E Cicirinello le, Cicirinello le, Cicirinello le, Cicirinello le. Grazie, andiamo di polca.